Buongiorno da Piazza Garibaldi. Questa mattina con amici, dirigenti, rappresentanti dei comitati del Vasto siamo ancora una volta a Piazza Garibaldi con uno striscione provocatorio, perché questo è il luogo dove qualche settimana fa c'è stata la chiusura del Ramadan, in questa piazzola ormai concessa costantemente dalle autorità ai rappresentanti dell'Islam per la chiusura, la celebrazione della loro festa religiosa. Per l'amor di Dio, nulla contro di loro, ma ormai ciò avviene con un messaggio chiaro. L'area di Piazza Garibaldi, Corso Garibaldi, il quartiere Vasto, via Firenze, via Milano, via Torino, via Alessandro Poerio e zone limitrofe non appartengono più allo Stato italiano, ma appartengono ormai alle nazioni manco comunitarie, ma quelle islamiche. Di fronte c'è l'altro lato di Piazza Garibaldi, dove tutti i giorni si segnalano scippi, si segnalano borseggi da parte di tunisini ed algerini, come ci hanno riferito molti commercianti. Quindi noi, dopo le iniziative della settimana scorsa, dei mesi scorsi, con la presenza anche del presidente di Fratelli Italia, onorevole Meloni, abbiamo voluto ancora una volta testimoniare con una risposta provocatoria questo striscione, che chiaramente indica come ormai questa sia piazza dell'Islam e non più Piazza Garibaldi, con tutte le remore che abbiamo, come sapete, nei confronti di quel grande pisciaturo di fronte a noi di Giuseppe Garibaldi. Noi vogliamo che questa sia la piazza della napoletanità, la piazza italiana per eccellenza, con la stazione centrale, ma non più espropriata con violenza, con tutto ciò che accade in termini di illegalità da parte degli extracomunitari, nei confronti dei quali bisogna fare molto di più, perché gran parte delle attività che stanno alle spalle di questi palazzi, di questi edifici, sono tutte attività illegali. Antonio Varriale, con una shirt briganti, che sta a testimoniare la sua fede nei confronti del fu regno delle due Sicilie. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Grazie per la presenza, i cittadini apprezzano, tu presidente del comitato dei Camaldo, essere qui presente. Domenico Sannino, l'avvocato Domenico Sannino, Antonio Ranavolo, Giuseppe Galiero, sono dirigenti, consiglieri di Fratelli d'Italia, di Ercolano, di Bagnoli, di Stella San Carlo, il consigliere Andrea Santoro, consigliere comunale di Napoli, il consigliere municipale di Pianura Soccavo, Pasquale Strazzullo, tutti qua a testimoniare il senso di solidarietà, Nicola Di Frenna, Adelaide, Frida, vedete Dario Renzullo, Mario Maggio, che è ormai il paladino in questa zona per la difesa dell'italianità, altri amici che sono qui presenti. Quindi noi vi lasciamo per dire ancora una volta: noi non molliamo, noi saremo qua ogni volta che c'è bisogno di noi. Ci diamo appuntamento ai prossimi giorni, perché ci saranno delle altre iniziative molto forti, ma siamo convinti che da questa area vadano espulsi, vadano allontanati i clandestini e tutti quelli che commettono illegalità e che hanno consentito da tempo che questa zona non sia più la parte bella di Napoli, ma sia diventato un quartiere invivibile. Non è una questione di razza, di pelle o di religione, anche se quello che consentiamo agli islamici in Italia, nella nostra città, non è consentito ai cattolici e ai cristiani dalle loro parti, e sapete che fine fanno fare a loro nelle loro nazioni.